Non condivido l'idea di dire che sono un'opportunità per gli albergatori che hanno lavorato poco quest'anno con il maltempo. I profughi non sono un'opportunità, soprattutto in un territorio che ha già 200.000 disoccupati di suo. Prosegue l'ondata dei profughi nel Veneziano. Domenica a Marghera ne sono arrivati 254 e ne sono attesi altri 600 nei prossimi giorni. Nel fine settimana appena trascorso hanno raggiunto il piazzale del centro commerciale Metro di Marghera 5 pullman. Il gruppo si aggiunge a quello già arrivato. Sabato sera al villaggio solidale di Milano. Ad ognuno di loro è stato consegnato un sacchetto di plastica e una mascherina da applicare sul volto. Poi, dopo essere stati identificati e smistati dalle forze dell'ordine, sono stati controllati dal punto di vista igienico sanitario. Nonostante le strutture di accoglienza siano quasi ormai tutte piene, il progetto Mare Nostrum, coordinato dal Ministero dell'Interno, non si ferma e la prefettura è già in allerta per i prossimi sbarchi. Profughi devono restare a casa loro perché noi abbiamo già dato. Quindi noi non abbiamo. Assolutamente necessità di portare a casa ancora immigrati, visto che ne abbiamo circa 550.000 in Veneto. Dei 254 profughi giunti ieri a Marghera, 47 sono rimasti a Venezia, mentre gli altri si sono divisi nelle province del Veneto. La maggior parte sono uomini di giovane età. Intanto, a Oriago di Mira, due giovani afghani clandestini di 16 anni, nel tardo pomeriggio di domenica, sono stati trovati nascosti all'interno di un cassone di un camion durante un controllo sulla Romea.